Facciamo dai, una volta. Namo Bhyo Rengekyo. Oggi vorrei condividere con voi una storia buddista molto famosa. È tratta da un sutra, dalla raccolta del Samyutta Nikaya. Peraltro il sutra c'è su, quindi se dopo qualcuno vuole leggere la versione intera, originale, si può leggere, è tradotto da una raccolta della Ubaldini, quelle raccolte blu. Un giorno un uomo si è recato dal Buddha e ha iniziato proprio a insultarlo in maniera proprio forte. Il Buddha, come sempre, lo lascia parlare, non lo interrompe mai e ascolta proprio in silenzio l'uomo che lo stava offendendo. Una volta che quest'uomo ha terminato di insultare il Buddha, il Buddha gli fa una domanda che lo spiazza, che questa persona non si aspettava. E il Buddha gli chiede: quando sei a casa tua, ricevi ospiti? Dice, questo l'ha offeso fino ad ora, dice. E certo dice: sì, certo. E il Buddha gli chiede: e quando ricevi ospiti, offri loro del cibo o qualcosa di buono da mangiare? E l'uomo risponde: sì, capita anche che offro cibo. Il Buddha chiede: se loro non accettano il tuo cibo, che fai? Niente, il cibo resta a me, se non lo accettano, il cibo resta a me. E allora il Buddha risponde: allo stesso modo, le offese che tu fai a me, io non le accetto, restano a te. Perché quando una persona risponde alle accuse che vengono fatte, comunque si accomuna all'accusatore in qualche modo, no? Cioè si risponde alla rabbia o alla brutta parola, o alla brutta parola. Quindi si accomuna e questo non può essere. E ci si mette sempre allo stesso livello. E per citare proprio direttamente il sutra, lo leggo, viene detto: chi si adira a sua volta con l'irato è di lui peggiore. Chi invece non si adira con l'irato, colui il quale consapevole rimane calmo, entrambi cura se stesso e l'altro. Questo è un riassunto della storia tratta dal Samyutta Nikaya, va bene? Quindi, come ben sappiamo, a tutti nella vita capita di dover affrontare qualcuno che è arrabbiato o di ricevere insulti. E in queste circostanze è molto importante sapere come comportarci. È davvero importante, perché dobbiamo ricordarci le ultime parole che abbiamo letto dal sutra. Possiamo curare l'altro e noi stessi. Questo è lo scopo fondamentale, va bene? Quindi il Buddha, dobbiamo sempre prendere esempio dal Buddha. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è restare calmi, come ha fatto il Buddha. Ok? Quindi controllare le emozioni. Difficilissimo, perché la prima cosa che succede quando riceviamo un insulto, a me mi si alza la pressione e mi si gonfia la vena. Quindi proprio così. Se mi capita al lavoro, vi racconto un'esperienza personale. Quello che io provo a fare come studente del buddismo, va bene? O come ancora monaco novizio, è di applicare nella mia vita l'insegnamento del Buddha. Vi posso assicurare che, lo sapete anche voi, stare calmi quando si è attaccati è difficilissimo. Mi è successa una cosa e ho applicato l'insegnamento del Buddha. Ero a lavorare in Sicilia e una mattina, per mia stupidaggine, ho parcheggiato la macchina
dal lato sbagliato della strada, cioè di solito ha parcheggiato rispetto all'uscita dall'altro lato della strada. Esco la mattina per andare in conservatorio. C'è un signore arrabbiatissimo che in una lingua sconosciuta, che era dialetto, ma era non dialetto, dialetto proprio incomprensibile, mi dice qualcosa. E io gli faccio: no, scusi, non ho capito. E mi dice: la macchina qui non la puoi parcheggiare. Questo è il mio posto da 20 anni, non parcheggiare mai più qua. Ma non me lo dice così. Me lo dice in una maniera che vi giuro, me la sono fatta sotto. Nessuno mi aveva mai parlato così. Proprio mi sono spaventato, ma tanto. Perché ho detto: ora questo mi spara. Perché diciamo che dove abito io là è la parte bene. C'è lo spaccio, c'è un po' di cose belle, no? Quindi il supermercato, esatto, infatti è vicino al Lidl. Ma davvero me la sono fatta addosso. Là, siccome sono un po' più, diciamo, semplici, diciamo, come modo di vita, sono abituati a fare l'opposto del Buddha. Cioè, uno ti dice così, loro sono abituati a sentirsi dire: allora io faccio così, allora stai attento te perché la famiglia... Io, che me la stavo facendo sotto, mi sono messo il miglior sorriso che avevo, nel miglior italiano che potevo tirar fuori, e gli ho detto: mi dispiace tantissimo di averla disturbata. Mi dica, dove posso parcheggiare per non farla arrabbiare più? E questo ci è rimasto male. Cioè, è rimasto non male, di più. L'ho spiazzato, non sapeva più che fare. E ha fatto... La... Cioè, dall'altra parte della strada. Fine. Questo è importante perché nel momento in cui noi mostriamo la nostra rabbia, a parte che ci mettiamo allo stesso livello della persona, ma le parole nate da una mente di rabbia possono produrre qualcosa di buono? Mai e poi mai. Possono solo portare a qualcosa di peggio. Perché magari diciamo anche qualcosa in cui non crediamo completamente. Questa è la cosa peggiore, perché poi magari può succedere qualcosa, diciamo una volta la verità, ma certe volte possiamo anche dire qualcosa in cui non crediamo completamente, lo diciamo solo per ferire perché siamo stati feriti. Questa è la parte peggiore. Va bene? Non solo, perché ci dobbiamo controllare? Perché la mente della persona che mostra la rabbia è sempre la mente della persona debole. Una persona non abituata alla contemplazione mostra la rabbia. Una persona abituata all'introspezione non mostra la rabbia. Ed è sempre la mente di chi attacca, è sempre una mente debole. Perché si lascia andare, perché non ha pensato due volte. Confucio diceva sempre: 10 pensieri prima di una parola. E proprio c'erano 10 modi a cui, 10 cose a cui dovevi pensare, ora non me lo ricordo, ma è una cosa che cita anche Nichiren Shoni nelle sue Gosho un paio di volte, anche di 3. 10 pensieri, una parola. E perché noi ci arrabbiamo anche? Cioè, da che cosa viene la rabbia? Pensate a questa cosa che è successa a me. È molto semplice. Ci arrabbiamo o la rabbia sorge dal non poter controllare. Cioè, quella persona si è arrabbiata con me perché non poteva controllare quello che era successo. Perché le persone hanno la mania di controllo? Perché così vogliono tenere tutto stretto, attaccato, no? Noi vogliamo controllare, il controllo è ciò che ci fa stare stabili, ma in realtà c'è una bruttissima notizia. Non possiamo controllare niente. Non c'è niente che possiamo controllare. Non esiste. Basta pensare alla nostra vita. Noi possiamo sforzarci di far andare la nostra vita in una direzione, ma tanto succede sempre qualcosa. Quindi controllare soprattutto gli altri non esiste. Qui ci si arrabbia.
Io voglio che quella persona faccia così, se non lo fa, mi arrabbio. La persona che pratica l'introspezione per riuscire a rimanere calma, segue l'insegnamento del Buddha. E soprattutto la persona che resta calma, ma che lascia andare ciò che è accaduto, il fenomeno, l'evento, senza attaccamento. È successo. Va bene? Basta. Tanto ogni fenomeno è così, sorge, esiste e perisce. Ogni fenomeno è così. Quindi ogni offesa che riceviamo da una persona arrabbiata, stiamo zitti, sorridiamo e stiamo in silenzio. Non c'è altro da fare perché non riceviamo l'offesa, la restituiamo. Va bene? Grazie. Grazie. Namo Myoho Renge Kyo.